Buonasera cari amici, eccomi di nuovo qui e di nuovo aspetto che entriate in diretta per iniziare a parlarvi e a dirvi il mio pensiero di questa sera. Intanto vi saluto, se potete condividere vi ringrazio, così almeno abbiamo un po' di amici da invitare e da far partecipare a questa appunto diretta che considero importante. Aspettate ancora un attimino che finisco alcune condivisioni e poi inizio a parlarvi. Tanto vi chiedo se si sente bene, come state voi, come state passando questi giorni di come dire reclusione forzata, e comunque possiamo dedicarci comunque alla preghiera, quindi non è tutto male quel che sembra brutto, cioè è brutto più che altro per quello che sta capitando a tanti amici che in questo momento stanno soffrendo, quello sicuramente. Tolto questo discorso, possiamo come dire utilizzare questo periodo veramente per la preghiera. Bene, eccomi qui e posso iniziare questa diretta. Iniziamo prima di tutto con il segno della croce, visto che l'argomento è incentrato alla richiesta appunto della Santa Messa, quindi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chiediamo allo Spirito Santo che illumini la mia mente, principalmente poi anche la mente di chi ascolta, perché il messaggio è importante, il messaggio è di estrema importanza, anzi. Allora, oggi volevo proprio parlare, ribadire questo concetto, perché io veramente non mi arrendo a questa terribile realtà in cui è stata tolta la messa a tutti i cattolici. Quindi non mi arrendo e non è come dire un voler provocare, ma è proprio un urlo di dolore, quindi non è un'accusa, ma è un urlo di dolore, non è solo il mio urlo di dolore, ma è l'urlo di dolore di tantissimi cattolici che veramente sanno cosa significa, qual è il valore reale della Santa Messa di cui siamo purtroppo privati. E proprio perché questa sera volevo fare questa diretta, sono rimasta molto stupita nel ricevere un messaggio dove proprio il 21 marzo, due giorni fa, il Cardinale Burke aveva postato un suo pensiero che veramente coincide totalmente con quello che è il mio. Quindi è da questo punto che voglio partire ad analizzare questa tragedia immane unita alla tragedia del coronavirus. Allora, il Cardinale Burke dice: non possiamo accettare che i governi trattino il culto di Dio come una visita in ristorante. E cari amici, non è Angela Ciconte a dirlo, ma è proprio un cardinale. E su quali punti salienti lui focalizza l'intero argomento? Allora, prima di tutto lui parte dicendo che il Missale del 1962 contiene, vi leggo testualmente le sue parole, contiene testi speciali per la Santa Messa da offrire in tempi di pestilenza, cioè la messa votiva per la liberazione della morte in tempo di pestilenza. Quindi ci ricorda, proprio perché noi uomini e donne moderni non conosciamo a fondo qual è veramente il magistero della nostra fede, ecco, lui ci ricorda che nel 1962, il Messale del 1962 contiene proprio questi testi speciali per la Santa Messa da offrire in momenti particolari proprio di pestilenza. Quindi nel 1962 nel Messale si contemplava in caso di pestilenza non la possibilità, ma proprio il dovere di pregare con le messe per chiedere proprio appunto la liberazione dalla morte e del tempo proprio della pestilenza. Ma non solo, ci ricorda il Cardinale Burke che la tradizionale litania dei santi di
dice: dalla peste, dalla carestia e dalla guerra, o Signore, liberaci. Quindi questo è proprio rivolgersi al Signore. E non solo, ci ricorda anche che quando ci si trova in grande sofferenza e anche di fronte alla morte, noi ci chiediamo: ma dov'è Dio? In realtà è più che mai in questo momento dobbiamo in realtà chiederci: ma dov'è l'uomo? È l'uomo che sta chiudendo fuori dalla porta Dio, perché Dio come sempre è lì a voler porgere il suo aiuto e la sua forza, ma siamo noi che, sentendoci più forti di Dio, pensiamo di potercela fare da soli. Infatti quella frase "ce la faremo" è veramente una frase vuota, totalmente vuota, perché è totalmente assente della presenza di Dio, perché sarebbe una frase reale se si dicesse "ce la faremo con l'aiuto di Dio", ma senza aiuto di Dio non possiamo assolutamente pensare di andare da nessuna parte. Continua il cardinale Burke: una persona di fede non può considerare l'attuale calamità in cui ci troviamo senza considerare quanto la nostra cultura sia lontana da Dio e apertamente ribelle nei suoi confronti. Cosa c'è di più ribelle se non quella di rifiutarsi di celebrare la messa, proprio ove c'è veramente il ripercorrere il sacrificio della morte di nostro Signore Gesù Cristo proprio per la salvezza delle nostre anime. Quindi, continua il cardinale Burke, dice: siamo testimoni che all'interno della Chiesa c'è un paganesimo che adora la natura e la terra, ma non solo. Come ci ha ricordato la dottoressa Silvana De Mari, con la Pacciamana, che è stata introdotta veramente, è stata portata nelle nostre chiese, in realtà si è dato culto a un idolo, e non solo un idolo fino a se stesso, ma proprio un idolo che faceva sacrifici di feti umani e bambini. Perché, come dice la dottoressa Silvana De Mari, se si va a cliccare su Google e si scrive Pacciamana, praticamente viene spiegato che è un idolo a cui si facevano sacrifici di feti umani e bambini. Quindi questo idolo è stato portato all'interno della nostra chiesa ed è una cosa gravissima, e forse io aggiungo questo mio pensiero, è il motivo per cui sono iniziate queste veramente tragedie umane in accelerazione. Continua il cardinale Burke e dice: vediamo come la vita di fede si è sempre più secolarizzata. E aggiunge: grandi mali come le pestilenze sono un effetto del peccato originale e dei nostri peccati attuali, mentre in realtà si stanno in TV, aggiungo io, si stanno sfiatando per dire che questo non è un castigo. Ovviamente è un castigo di Dio, ovviamente questo lo dicono uomini che vogliono a tutti i costi annullare la presenza di Dio, dimenticando come alla Salette la Madonna diceva che il Signore era stanco di tutti i peccati dell'umanità e lei faceva fatica a trattenere il suo braccio, perché il Signore, oltre a essere misericordia, è anche giustizia. E quindi il genere umano tende sempre solo a ricordare la prima parte, quella che gli piace di più, quella della misericordia, dimenticando comunque che la misericordia e la giustizia vanno comunque di pari passo. Continua il cardinale Burke dicendo: nella nostra cultura secolarizzata c'è la tendenza a vedere la preghiera, la devozione, il culto come una qualsiasi altra attività, per esempio andare al cinema o a una partita di calcio, quindi portarla a una non essenzialità. La messa non è più essenziale, ma è un qualcosa di comune come tutto il resto. Tant'è che si pensa che può essere annullata al fine di prendere ogni precauzione per frenare il diffondersi di un contagio mortale. Oltretutto è anche stata fatta male, secondo me, questa cosa, perché veramente spudoratamente stanno giustificando il fatto che si possa andare
a fare la spesa, si possa andare dal tabaccaio, si possa andare dal benzinaio, ma si diventi particolarmente virulenti se si va a messa, se si va a prendere il corpo di Cristo, seppur si potessero adottare tutte le precauzioni necessarie, le stesse precauzioni che si prendono per andare appunto al supermercato, dal tabaccaio o a fare quelle che sono le attività di primaria importanza. E come continuo a dire, io non finirò mai di dirlo, cosa c'è di più primaria importanza se non quella di cibare, di nutrire l'anima che è eterna, anziché questo corpo mortale che, se anche ce la scampiamo adesso, sicuramente la nostra ora arriverà. Continua il cardinale Burke e dice: ma la preghiera, la devozione, il culto, soprattutto la confessione e la santa messa, sono essenziali per rimanere sani e forti spiritualmente e per cercare l'aiuto di Dio in un tempo di grande pericolo. Quindi non solo il cardinale Burke ci ricorda l'importanza della santa messa, ma anche quella della confessione, quella confessione che è negata ai nostri moribondi, insieme anche all'unzione degli infermi. Ma io ora mi domando un'altra cosa: ma se noi abbiamo tutti i nostri medici, infermieri, sanitari che sono in prima linea negli ospedali, senza oltretutto le adeguate protezioni, proprio per salvare questi corpi mortali, queste persone, per salvargli giustamente la vita, ecco, non capisco come mai, con le stesse precauzioni che prendono, anzi a cui non sono date, comunque con le stesse precauzioni che dovrebbero prendere i nostri medici, e di questo vi parlerò dopo, perché non possono fare la stessa cosa i sacerdoti, entrare in queste corsie e assistere i moribondi così come loro compito e come loro impegno nel momento in cui si sono consacrati. Continua il cardinale Burke e dice: non possiamo semplicemente accettare le decisioni dei governi laici. Questa è proprio una grande puntualizzazione che va fatta. La Chiesa sta accettando le decisioni di governi laici che trattano il culto di Dio come se andassimo in un ristorante o una competizione sportiva. Continua dicendo: noi vescovi e sacerdoti dobbiamo spiegare pubblicamente la necessità dei cattolici di pregare, di praticare il culto nelle loro chiese e cappelle e di andare in processione per le strade. Ma dove sono questi vescovi e questi sacerdoti? Anzi, io di sacerdoti che stanno soffrendo tantissimo di questa situazione, grazie a Dio ne conosco tanti, ma devono rimanere sottomessi alla volontà di questi vescovi che purtroppo tutti si sono allineati a questa sciagurata ubbidienza, diciamo. E continua il cardinale Burke: dobbiamo insistere affinché le norme dello Stato, anche per il bene dello Stato, riconoscano l'importanza dei luoghi di culto, soprattutto in tempo di crisi, perché, cari amici, non è di certo lo Stato che ci può salvare da questa tragedia immane, ma veramente solo l'intervento di Dio, unito al nostro implorare il suo aiuto. Ecco, solo questo, secondo me, secondo i cattolici che hanno la fede, come dire, la fede quella che conoscevamo fino a un po' di tempo fa, sappiamo che solo Dio ci può salvare. E continua sempre il cardinale Burke: così come abbiamo trovato il modo di provvedere al cibo, alle medicine e alle altre necessità della vita in un periodo di contagio, senza rischiare irresponsabilmente la diffusione del contagio, che poi è quello che io da tanto dico, ho fatto anche una petizione, una raccolta firme, ma tutto muore lì purtroppo, ecco, così possiamo trovare il modo di provvedere alle necessità della nostra vita spirituale. Molte delle nostre chiese e cappelle sono molto grandi, continua, esse permettono a un gruppo di fedeli di riunirsi per la preghiera e il culto senza violare le esigenze delle distanze sociali. Ad esempio, i vescovi polacchi, i cardinali e i vescovi polacchi, hanno moltiplicato le messe. E io stavo anche riflettendo su un'altra cosa, visto che queste, le nostre chiese, grazie a Dio, in Italia ne abbiamo tantissime e sono anche molto spaziose, si può benissimo diversificare, come dire, la presenza, mantenendo le adeguate distanze, utilizzando tutti i dispositivi di protezione individuali, che possono essere la mascherina, i guanti,
tutto quello che umanamente ci tutela, ma che spiritualmente ci può permettere di seguire, di vivere, di partecipare alla Santa Messa. Conclude il cardinale Burke e dice: il confessionale con una griglia tradizionale di solito dotata di un velo sottile e può essere facilmente equipaggiato con uno di questi, può essere trattato con disinfettante in modo da rendere possibile l'accesso al sacramento della confessione. In poche parole, il cardinale Burke ha tolto ognuna di quelle problematiche che hanno indotto questa chiesa modernista a togliere, e soprattutto nel periodo di Quaresima, ripeto, nel periodo di Quaresima, a togliere la Santa Messa. Io penso che questa situazione sia molto più mortale del coronavirus, perché porterà la morte spirituale di tante anime, o comunque sicuramente tante persone, tanti consacrati che hanno accettato supinamente questa cosa, dovranno sicuramente, immagino, rispondere a Dio di questo grave errore. Un'altra cosa che ho notato ieri, ho seguito la messa su Rai 1 perché non ho fatto in tempo di seguire quella di Rete 4 e poi comunque ho ripreso quella di Telepadre Pio la sera, e anche lì sono rimasta di nuovo ferita da quello che ho vissuto. Prima di tutto ho un'omelia un po' particolare, voglio tralasciare alcuni punti, ma quella che è un po' più, perché oltre a quello che vi sto dicendo ora ce ne sono altri, ma voglio focalizzare solo le due cose principali. Prima di tutto il sacerdote ha detto che la luce viene da dentro, no, perché si parlava del cieco che ha ritrovato la vista. Per noi cattolici in realtà la luce viene da Dio, anzi lo Spirito Santo illumina le nostre menti con la preghiera, invece ci è stato detto in questa omelia che la luce viene da dentro. Ma la cosa veramente che mi ha fatta soffrire è che questa sera che ho partecipato alla messa su Padre Pio ho visto proprio la differenza, è che sulla messa della Rai, durante il momento dell'Eucarestia, quindi la comunione spirituale, hanno solo letto la prima parte della comunione spirituale e hanno completamente snobbato la seconda parte. Insomma, questa Eucarestia non ce la riescono a far prendere a noi cattolici nemmeno tramite la comunione spirituale, perché probabilmente c'è qualche problema che noi non conosciamo, ma per cui questa chiesa modernista ha questo problema con l'Eucarestia. La Santa Messa, noi cattolici sappiamo che è il cielo che scende sulla terra, ed è comunque nel sacrificio eucaristico che viene rinnovata sacramentalmente la morte e la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi questo è un rito veramente che non è una memoria, è proprio una ripresentare il sacrificio della morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, tramite cui ci ha salvato dal peccato, ha salvato l'umanità dal peccato. Quindi io continuo a domandare dal Vescovo di Roma in giù, come mai a noi cattolici è stato imposto questo digiuno spirituale, soprattutto, ripeto, nella Quaresima. Oltretutto la messa ci inserisce nella comunione dei santi, quella comunione che comunque appartiene alla chiesa militante. Comunque, cambiamo argomento, rimanendo uniti al discorso delle messe, e andiamo ad analizzare cosa sta capitando anche non solo in Italia ma anche all'estero. Guardiamo, a Lourdes hanno chiuso le piscine, dove comunque è storia in cui le persone, gli ammalati guariscono. Ecco, a Lourdes già da parecchie settimane, proprio a causa del coronavirus, hanno pensato di togliere quel beneficio tramite cui poteva arrivare la guarigione attraverso l'acqua, quell'acqua che è stata analizzata e che è l'unica acqua al mondo priva di qualsiasi batterio e quindi sicuramente anche dei virus,
con la mancanza di fede, che lì ci sia qualcosa veramente di trascendente, qualcosa veramente che è stato tra l'altro approvato dalla Chiesa, come le apparizioni della Madonna, ecco, hanno negato ai fedeli la possibilità di avvicinarsi a questo luogo santo. Ma proprio 2 giorni fa è stato anche imposto a Medjugorje, non so, in un primo momento di non dire più la messa in italiano, e vabbè, tanto noi italiani abbiamo capito che per noi la messa proprio non ci deve stare, ma poi hanno deciso che anche a Medjugorje le messe devono essere celebrate a porte chiuse, seppur Medjugorje stessa avesse uno spazio enorme all'aperto dove le persone potevano assistere alla messa in maniera adeguata dal punto di vista sanitario. Ma la cosa che più mi ha colpita è che subito la notte stessa di questa imposizione, a Zagabria c'è stato un fortissimo terremoto, esattamente come è successo in Italia, nel sud Italia, in Calabria e in Grecia, ecco. Io penso che questi sono veramente i segni del cielo di cui noi dobbiamo tener conto, perché veramente noi i segni, se ci togliamo le fette di prosciutto dagli occhi, i segni ce li abbiamo. Il Signore e Maria continuano a richiamarci. E noi possiamo vedere quello che ci vogliono dire se semplicemente ci mettiamo nella disposizione spirituale giusta. Ma non solo comunque è stata vietata la messa per tutto il popolo cattolico, ma addirittura i battesimi, quindi non si possono più in questo periodo far nascere a vita nuova quei pochi bambini che riescono a nascere, perché anche qui vi devo dire che nel periodo del coronavirus, che hanno tolto tutte le visite e tutto ciò che non è inerente al coronavirus, hanno chiuso tutto, tranne le interruzioni volontarie di gravidanza, perché quello continua tutt'oggi a essere considerato un servizio di primaria importanza, perché signori, se non si riesce ad abortire entro il terzo mese, c'è un bambino che può nascere al lupo, ci stiamo svenando, abbiamo fermato un'economia mondiale per salvare persone che hanno già vissuto tutta la loro vita, e continuiamo comunque a negare di aprire gli occhi alla vita, a quei bambini, a quelle anime che sono da sempre pensate da Dio. Quindi ci opponiamo, continuiamo ad opporci a quello che è il desiderio, la volontà di Dio. Ma non solo, sono vietati i battesimi, sono vietati i matrimoni, e come ci ha ben detto Suor Lucia di Fatima, anzi ha ben detto a Monsignor Caffara, Suor Lucia di Fatima, l'ultimo attacco del demonio contro l'umanità sarà contro il matrimonio. Quindi anche in questo periodo di grave momento per la vita umana, ecco, non solo vengono negate le messe, vengono negati i battesimi, vengono negati i matrimoni, vengono negati i sacramenti dell'unzione degli infermi. È vero che ci si può, adesso ha detto il Vescovo di Roma, ci si può autoassolvere. Io penso comunque che, avendo i sacerdoti vivi che possono comunque andare ad assolvere loro in nome di Cristo, penso che sarebbe molto meglio essere assolti da un consacrato anziché autoassolversi. L'altra cosa che mi ha lasciata molto perplessa è che l'Eucaristia non può essere data nemmeno tramite i ministri straordinari dell'Eucaristia, appunto, nemmeno per i propri cari. Non dico proprio perché c'è questa assolutizzazione dell'igiene e poi mancano le mascherine e tutto il materiale necessario ai nostri medici e ai nostri infermieri in prima linea, tant'è che ne abbiamo 5.000 infetti e 24 morti. Ecco, allora, negli ospedali va bene lasciare tutto allo sbando, seppur è da fine gennaio che si sapeva che sarebbe venuto in Europa ed era già stata, prevista questa gravissima crisi che sarebbe arrivata tramite il coronavirus, però non si è pensato di supportare i nostri sanitari con il materiale adeguato, però si sta molto attenti a far sì che nessuno si possa muovere
per andare a pregare o ricevere i sacramenti di cui quelli sono veramente di primaria importanza. Ma come ha detto Sor Emmanuel a Medjugorje, chi ha lanciato il coronavirus è Satana, chi ha chiuso le chiese ai fedeli è Satana, chi fa di tutto perché sparisca l'Eucarestia è Satana. Perché Satana non vuole la presenza reale di Cristo fra noi ed è anche sempre lui che semina il panico fra tutte le persone ed è lui che vorrebbe la distruzione dell'umanità ed è lui che vorrebbe convincere l'uomo che Dio l'ha abbandonato. Ecco, questo non lo dice Angela Ciconte ma lo dice Suor Emmanuel di Medjugorje, che se vogliamo è una persona veramente da cui io posso attingere tanta fede. Il principe della menzogna è riuscito comunque a confondere tutto e tutti e vedere veramente un San Pietro desolata, vuota. Ecco, questa secondo me è la vittoria del demonio, una vittoria momentanea ovviamente, perché gli inferi non prevarranno e il cuore immacolato di Maria trionferà, ma noi uomini laici o uomini donne di fede, sacerdoti, vescovi e vescovo di Roma, che cosa stiamo o state facendo per tutelare, per difendere quello che Dio ci ha donato nell'ultima cena, quello che Dio ci ha donato nel momento in cui ha accettato la morte in croce, quella morte da cui noi tutti stiamo cercando di fuggire e che comunque ci raggiungerà. E allora io vorrei ricordare come Gesù sulla croce tra i due ladroni ha portato con sé subito in paradiso il ladrone che lo ha riconosciuto. Ecco, quanti di noi riconosciamo il nostro Signore Gesù Cristo e quanti di noi riconosciamo l'importanza della Santa Messa, l'importanza di ricevere il corpo di Cristo, l'importanza di ricevere i sacramenti per cui la Chiesa ha motivo di esistere, per cui i sacerdoti hanno motivo di esistere, per cui i vescovi, i cardinali e il vescovo di Roma hanno motivo di esistere. Come ha detto Papa Benedetto XVI, leggo di nuovo, il tipo di sacerdote che non è altro che un operatore sociale può essere sostituito. Ecco, noi ci stiamo trovando in questo momento con sacerdoti o vescovi che stanno facendo gli operatori sociali, no? Ma noi non abbiamo bisogno di questo. Come ci ha detto Benedetto XVI, il sacerdote non è uno specialista, non sta sugli spalti a guardare il gioco e a dare consigli ufficiali, come di fatto sta avvenendo adesso, ma si mette in nome di Dio a disposizione dell'uomo che lo accompagna nei suoi dolori, nelle sue gioie, nelle sue speranze e nelle sue paure. Un sacerdote di questo tipo sarà sicuramente necessario in futuro, quel futuro che è diventato presente oggi. Per tornare al fatto che si sta, come dire, con la menzogna, cercando di tutelare i sacerdoti cattolici, quei pochi cattolici che partecipavano alla Santa Messa, con la menzogna si sta cercando di tutelarli su un qualcosa che non è da tutelare, ma sarebbe da tutelare appunto l'Eucarestia stessa, da donare ai cattolici. Valerio Malvezzi ha detto, e anche questo ve lo comunico perché gira in internet, che nella Gazzetta Ufficiale del 26 del 1 febbraio del 2020, nella riunione che il 31 gennaio del 2020 è stata fatta dal Consiglio dei Ministri, è stata fatta una delibera che svelava che il governo sapeva già tutto a fine gennaio, che appunto ci sarebbe stato questo stato di emergenza che sarebbe durato 6 mesi. Allora noi ci domandiamo, visto che si vuole tutelare tanto il mondo cattolico, impedendo al mondo cattolico di fare ciò che di cattolico è, come mai allora, sapendo già a fine gennaio che sarebbe arrivato questo stato di emergenza che poi sarebbe durato, avevano pronosticato 6 mesi, come mai allora non hanno lavorato i nostri politici e la Chiesa insieme a creare quei posti letto che comunque hanno bruciato in decenni di malasanità, non malasanità per colpa dei sanitari, ma per tutto, per come il governo ha gestito i fondi da dare
tramite le nostre tasse alla sanità con tagli su tagli su tagli, per ritrovarci, anche quando si sapeva già che sarebbe arrivata l'emergenza, a non fare nulla per creare posti letti, per avere respiratori, avere a oggi medici senza dispositivi di protezione individuale. Addirittura a Milano, in Lombardia, vi posso dire da fonte certa che i nostri medici stanno lavorando con i sacchi dell'immondizia addosso perché non hanno i dispositivi di protezione individuale, non hanno le mascherine, gli FP3, gli FP2 e non avendo i medici che sono in prima linea tutelati da questo punto di vista, vorrebbero farci intendere che intendono tutelare noi negandoci di andare a messa, seppur potessimo utilizzare le stesse precauzioni che adottiamo comunque quando andiamo al supermercato o dal tabaccaio a fumarci le sigarette che ci fanno morire, o andare a fare le altre cose normali che ci permettono di vivere e che non ci sono di primaria importanza, che non ci sono state negate. Ecco, ci viene negata la messa. A oggi vi ricordo appunto che ci sono 5.000 medici infetti, 24 medici morti, ma i sacerdoti non possono entrare con le adeguate, con le stesse protezioni date a loro, perché loro non devono infettarsi. Poi mi vengono a dire, ah, ma a Bergamo sono morti dei sacerdoti. Grande dolore per questo, sicuramente si sono infettati perché a Bergamo abbiamo una persona su 5 infettate, ma non di certo perché hanno celebrato la messa, non di certo perché hanno dato i sacramenti, perché a Bergamo, come in tutta la Lombardia, è stata da subito negata la celebrazione della messa e il portare i sacramenti alle persone malate. Quindi è stata questa è la dimostrazione che ci si può ammalare di coronavirus pur non andando a messa, e allora io non penso che andare a messa aumentino i rischi. Ed è veramente una vergogna anche vedere come lo Stato italiano, possiamo vedere in tutte le TV, voglia raccogliere fondi per quello che lo Stato stesso e i politici stessi avrebbero già dovuto mettere a disposizione di noi cittadini per avere una sanità adeguata, per avere una sanità che oggi non si trovi nell'emergenza attuale, con i rischi attuali e con le morti attuali. Le persone in Italia stanno morendo non perché il virus è più virulento che nel resto del mondo, stanno morendo perché non abbiamo abbastanza respiratori, non abbiamo abbastanza rianimazioni, non abbiamo abbastanza dispositivi di sicurezza, personali di sicurezza. Quindi è di nuovo un problema dello Stato, quello Stato che ci sta vietando di vivere la nostra fede, quello Stato che sta facendo slogan e proclami, che si sta autodefinendo il fiore all'occhiello del mondo di capacità di affrontare questa tragedia in mano, quando veramente siamo lo zimbello del mondo, perché non a causa di noi cittadini, ma a causa di politici veramente indegni del ruolo che rivestono, che malgrado siano la causa di questa grave situazione, vorrebbero ancora autoproclamarsi con i loro slogan da 4 soldi, fatti oltretutto a mezzanotte, senza nessun senso e senza nessuna capacità, vorrebbero far credere che stanno affrontando in maniera adeguata la situazione, negandoci la Santa Messa. Ma adesso vi dirò la chicca di tutto questo discorso. Ascoltate bene e condividete più che potete questa diretta, perché questa è una cosa che ai più sicuramente è sfuggita, perché talmente che ci stordiscono da idiozie, scusami Gesù di questa parola, ma non so quale altro termine utilizzare. Le nostre chiese sono chiuse per celebrare la Santa Messa e darci la Santa Eucaristia, ma oggi il Vescovo di Roma e il nostro Vescovo di Torino, Nosiglia, da 6 giorni, hanno chiesto di aprire le chiese ai senza tetto per dargli accoglienza. Ora, senza nulla togliere che sicuramente queste persone hanno bisogno di aiuto, ma io ricordo a tutti, perché forse la maggioranza lo ignora, che ci sono uffici quali adulti in difficoltà. A Torino c'è il SERMIG, ci sono gli assistenti sociali che già in periodi normali
seguono le persone senza tetto e quant'altro, quindi non è un di più che dovremmo dare adesso aprendo le chiese a loro, ma mantenendole chiuse ai cattolici che vogliono prendere la messa, ecco, quindi veramente questo è uno schiaffo alla nostra fede, è un di nuovo guardare il corpo e non guardare l'anima. Io veramente sono indignata, perché non si può pensare di dare, come dicono oggi, 150, mi ha scritto una mia amica, non vi dico di quale chiesa perché io parlo del problema, ma non voglio rivolgere il dito contro nessuno, mi ha scritto una mia amica, stiamo dando 100, dalla chiesa, 150 pasti caldi, con la coda fuori e con i sacchetti. Ma se la Chiesa si impegna per questo, allora perché non ci fanno fare la coda fuori per ascoltare la messa fuori con gli altoparlanti e non ci danno l'Eucarestia esattamente come danno i sacchetti del cibo che nutre il corpo e non danno il cibo che nutre l'anima, motivo per cui, ripeto, ha senso che esista la nostra Chiesa. La nostra Chiesa non è un servizio sociale, la nostra Chiesa non sono i sindacalisti, non devono ragionare in quel termine, la nostra Chiesa dovrebbe essere piena di pastori che vegliano per portare il gregge verso Dio, per non farli cadere giù dal burrone, ma in questo momento la nostra Chiesa ci sta lanciando giù dal burrone. Non è possibile. Nosiglia 6 giorni fa a Torino ha chiesto di aprire le chiese clochard negli oratori adiacenti alla chiesa, quindi come si possono aprire gli oratori, si possono che sono molto più piccoli gli oratori rispetto alle nostre chiese, perché così si dà anche la possibilità di andare al bagno, pensate cosa sta pensando, e ha chiesto di aprire le nostre chiese, i nostri oratori, dalle 9 alle 17 di ogni giorno per un piccolo gruppo di 3 o 4 persone senza dimora. Ecco, allora la stessa cosa, dalle 9 alle 17 non si potrebbe fare una messa a ora e fare dei piccoli gruppi, dico magari di 10 persone, visto che le chiese sono molto più grandi degli oratori, e farci vivere la messa, motivo per cui noi cattolici possiamo sperare nella salvezza eterna? Perché questo non ci è concesso? E oggi, visto che siamo nella propaganda, in una propaganda di Stato su TG3 Regione Piemonte, perché ricordiamo che abbiamo l'Appendino, che è molto, come dire, filo LGBT, abbiamo visto che ci sono le associazioni, tutte che si chiamano ARCI, che si stanno occupando di accogliere i nostri barboni e che già proprio in questa intervista di oggi, di questa emergenza del coronavirus, hanno già detto che è finita l'emergenza. Queste associazioni tutte che si chiamano ARCI, che a me ricorda qualcosa e a voi penso anche, hanno già detto che dopo questo periodo di urgenza sanitaria queste associazioni avranno bisogno di fondi, quei fondi che queste ARCI sicuramente utilizzeranno per altro. Sono veramente senza parole. Ma l'ultima cosa che mi fa veramente rimanere senza parole sempre oggi è che, non so se voi lo sapete, oggi è mancato un mio carissimo amico, non per coronavirus, ma per una malattia che aveva già da tanto tempo, ed è l'onorevole Carlo Casini, fondatore del Movimento per la Vita. Movimento per la Vita che ha fatto sì che dagli anni 70 a oggi ci sono tantissimi centri aiuto alla vita che accolgono le mamme per aiutarle, supportarle a portare avanti la gravidanza, quella gravidanza che con la legge 194 si vuole interrompere a tutti i costi. Ecco, oggi è morto l'onorevole Carlo Casini, che non solo è stato un uomo di grande fede, non solo è stato un europarlamentare, non solo è un uomo che per tanti decenni ha veramente dato il meglio di sé per salvare le vite umane. Ecco, oggi ascoltando il telegiornale hanno dato la notizia che è morta Lucia Bosè, ma non ho sentito un telegiornale che ha dato la notizia che è morto questo grande uomo, in un momento dove gli aborti, seppur le urgenze sono altre, gli aborti vengono praticati nei nostri ospedali. Io penso che questa sia un'altra cosa gravissima. Oramai le cose gravissime nella nostra nazione sono talmente tante che non ci si riesce nemmeno più a stare dietro.
Sono orgogliosa di una cosa, perché con l'onorevole Carlo Caffini praticamente abbiamo fatto la campagna Uno di Noi, l'ultima campagna che è stata fatta per la difesa della vita nascente, ed era un piccolo seme per risvegliare l'anima dell'Europa. E io sono veramente felice perché a Medjugorje noi abbiamo raccolto, io e un gruppo di amici, abbiamo raccolto proprio le firme per difendere appunto la tutela degli embrioni umani. Grazie a questa battaglia che l'onorevole, una delle tante che l'onorevole ha fatto, Carlo Caffini ha fatto, l'ultima appunto, e perché non oggi ricordare nelle nostre televisioni questo grande uomo. Io penso che veramente siamo in una dittatura mascherata da democrazia, ma veramente siamo all'apoteosi dell'incredibile. Anche ieri sera, ad esempio, ho invece ascoltato poco, perché poi mi è venuto il voltastomaco, una trasmissione dove c'era la Barbara D'Urso, che si più volte ha detto che lei è una cattolica, con Valeria Marini, che tra l'altro è anche stata a Medjugorje una volta, vorrei capire che cosa ha capito, anche lei si definisce cattolica, che entrambe lottavano contro Paolo Brosio, ovviamente sempre in minoranza, quelli che difendono l'Eucaristia, dove dicevano che è giusto, professandosi cattoliche, è giusto che le chiese siano chiuse in questo momento, dove Paolo Brosio sicuramente ha saputo dire molto bene i motivi per cui le chiese dovrebbero essere aperte, ma niente da fare, l'informazione di regime è questa e i servi del sistema sono i soliti ignoti. Anche un servo del sistema, Fabio Fazio, che è stato citato dal nostro vescovo di Roma, che invece che citare le parole di Dio cita le parole di Fabio Fazio. Questa cosa è anche un'altra cosa che non si capisce. Comunque, cari amici, sono arrivata alla fine della diretta e vi vorrei dire una cosa che ho visto sul profilo della dottoressa Silvana De Mari, che è una cosa molto importante che noi cattolici dobbiamo sapere. Proprio perché per uscire di casa dobbiamo firmare l'autocertificazione, ecco, la dottoressa Silvana De Mari ci ha spiegato molto bene come poter mettere sull'autocertificazione con valore legale la frase per poter uscire e andare comunque a rivolgerci a un sacerdote. Io personalmente ho dei sacerdoti amici a cui posso rivolgermi per prendere l'Eucaristia, ringrazio Dio di questo immenso dono. E se anche voi ce l'avete, magari siete fermati dal problema di non sapere come andare, perché c'è questo blocco generale che non ci permette di uscire se non con un'autodichiarazione valida, ecco, chi vuole andare in chiesa, scritto la dottoressa Silvana De Mari, sull'autocertificazione barri la casella necessità e poi scriva necessità di culto sulla base dell'articolo 1, comma 1, lettera A barra I del DPCM 8 marzo 2020. Ecco, con questa informazione io vi voglio salutare, vi chiedo se potete, se volete, di condividere questa diretta, vi ringrazio per la pazienza di avermi ascoltata e insieme vorrei concluderla con un Padre, un Ave e un Gloria. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E per intercessione della Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e tutti i santi, chiediamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente per noi e per i nostri cari. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Volevo anche dirvi che queste dirette Facebook poi le trovate, se volete, scaricate su YouTube, su Angela Ciconte, vi potete iscrivere su YouTube e così potete riceverle anche da poter divulgare, scaricate appunto su YouTube. Se volete condividerla, mi raccomando, uniti nella preghiera, fiduciosi, perché sicuramente gli inferi non prevarranno, però manteniamo salda la fede, rimaniamo unite a Maria che ci porta Gesù, rimaniamo unite nella preghiera. Questa è la coda del gatto, se vedete un'ombra. Grazie a tutti, buonasera, vi voglio bene. Ciao.